Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui finalmente tornati con un nuovo video perché la telecamera è messa male. Ecco qua. Allora, Milan, anzi, come cazzo si chiamava? Stella Rossa Milan. Intanto qua attacca lo Stella Rossa, attenzione, ribattuta! Sembra corner. Onestamente, una partita di pallavolo. Non è un insulto ai milanisti, non insultatemi nei commenti se ce li avrò mai. Ma era una partita di pallavolo. Romagnoli la prende con la mano, il gol di Theo Hernandez con la mano. Cioè, ci sono stati due rigori e due su due erano falli di mano. Cioè, dai, una partita di pallavolo. Ci mancava De Ligt e qua si scatenava, Doppietta di mano. A parte gli scherzi, no. Siamo al 92esimo minuto, 4 minuti di recupero, se ne sono andati 2 minuti e 17. Il gol di... Che cazzo ha segnato? Boh, non me ne ricordo, e poi di Theo Hernandez. Intanto qua! 2-2 sul corner dello Stella Rossa! 2-2 Stella Rossa! L'aria ciuffa! Nei minuti finali, la squadra di Falcinelli e Pippo Falco. L'aria ciuffa nel finale, battuto Donnarumma, un colpo di testa magistrale, la mette dentro un giocatore dello Stella Rossa, ovvero Pavkov. Un gol in due match giocati e fa 2-2. Un risultato che stavo per dire buono per il Milan, però adesso con questo pareggio, poi erano pure in 10, dai, ya. 2-2, buon risultato, sì, in vista del ritorno, però manco così tanto per il Milan, mi sarei aspettato molto di più, ok che non c'era Dio, Dio Zlatan, però mi sarei aspettato qualcosa di più da Mandzukic, mi sarei aspettato qualcosa di più da qualcun altro, man of the match al 100% Theo Hernandez, intanto qua attacco a cercare Leao. La prende il portiere, 93esimo minuto e 45, la tiene, non vuole farsela sfuggire, ma ci sarà sicuramente almeno 30 secondi supplementari, visto il dibattito tra l'arbitro e Gigio Donnarumma. Vediamo se finisce qua. No, fatta battuta la rimessa laterale, la prende Leao. Leao, pallone per Meite. Non devono perderla se non vogliono matematicamente far finire la partita. Il pallone. Traversone in mezzo, allontanato via. Devono tenerla per non farla finire. E mi sa che finisce qua. Infatti è così. 2-2 tra la squadra di Dejan Stankovic e di Stefano Pioli. Io non dico, come direbbero tanti, crisi. Ma dico che ci può stare una leggera crisi della squadra di Stefano Pioli. Intanto vediamo quanto è finito. Braga contro Roma. Stiamo in diretta 2-0, poi altro recapon. Real Sociedad contro il Manchester United 4-0. Ormai sono finite tutte le partite. Granada-Napoli la commenteremo dopo al 99% insieme. In ogni caso, questo è il risultato. Una partita abbastanza di pallavolo, molto movimentata, con ben due gol annullati. In ogni caso, il gol annullato a Samu Castillejo per offside, abbastanza evidente. Il secondo a Theo Hernandez per falli di mano. A me erano sembrati addirittura due i falli di mano. Due rigori la decidono, però. Alla fine un gol e anche un altro colpo di testa. In ogni caso, buon risultato del Milan in vista del ritorno. Noi ci vediamo probabilmente dopo col post partita di Napoli-Granada. Bella!